Con questo totem, che fra poco scopriremo, vogliamo onorare la memoria di questi 5 coraggiosi partigiani, perché i loro nomi siano letti e ricordati dalle genti che passeranno. Renzo Scognamiglio, Mario Porzio, Mario Porzo, Antonio Uligini, Sergio Tamietti, Alessandro Bianco. Presenti. Tutti insieme, per favore. Presenti. Questa mattina è stato inaugurato di fronte al cimitero di Argentera un totem per ricordare 5 partigiani. Sì, direi che in un percorso di memoria storica che l'AMPI in collaborazione con l'amministrazione da tanti anni mette in atto, è proprio un discorso di ricordare un evento fondamentale per quello che è la storia della resistenza a Rivarolo e a ormai 70 anni o più di 70 anni di distanza, avere proprio anche così quando normalmente ci si muove lungo i percorsi, avere queste occasioni di ricordo. Lo abbiamo fatto a Rivarolo quando abbiamo intitolato il Parco Dante Meaglia, lo abbiamo fatto l'anno scorso in occasione per ricordare la famiglia Colombo, la famiglia ebraica che aveva abitato a Rivarolo, e continuiamo in questo percorso di memoria storica collettiva che crediamo sia importante soprattutto in questo periodo. Una bella cerimonia, come sempre organizzata dall'AMPI in collaborazione con il Comune, che coinvolge anche i bambini delle scuole. È importantissimo coinvolgere sia i bambini che i ragazzi, perché sono il nostro proseguimento di memoria, come diceva il mio collega prima, e quindi va benissimo. Importante è anche le famiglie, devono essere coinvolte e ricoinvolgere, ripeto, i ragazzi e i bambini delle scuole. Bravissime le insegnanti che fanno partecipare i bambini e che quindi proseguono in questo cammino di memoria. Un modo per mantenere la memoria. Esatto, un modo per mantenere la memoria che purtroppo, d'altra parte, funziona così, il mondo va sempre affievolendosi.